Io totalmente bimba di Jacques Audiard, un regista classe 1952 che ha tirato fuori quello che secondo me è il film che meglio fotografa e fa capire, senza giudicare, cosa significhi essere giovani nel 2021 a Parigi nel 13° arrondissement. E mica solo lì. Sigla. Parigi 13° arrondissement è tratto da una serie di graphic novel francesi. È sceneggiato da Jacques Audiard stesso e da una certa Céline Sciamma, ovvero la regista di Petite Maman, stavolta l'ho detto giusto, spero, e Ritratto di una giovane in fiamme, ed è diretto da Jacques Audiard, per cui io provo un amore sconfinato. Se non avete visto Profeta, vedete Profeta. Cioè, se io penso che i suoi ultimi film sono questo, Sapore di ruggine e ossa, Il profeta e Diffan, dico, vabbè, Jacques, sono tua. Ma perché mi piace così tanto Jacques Audiard? Perché è uno veramente che ha la padronanza dell'utilizzo del mezzo cinematografico che solo i grandi maestri, diciamo, un po' stagionati hanno, anche se poi non... Rivedevo ultimamente la sua filmografia, in cui ho dei buchi che devo recuperare. Non è che abbia fatto tutti questi film, il caro Jacques. Comunque, è uno che ha una padronanza da maestro stimato e venerando dell'utilizzo delle immagini e del fare cinema, e al contempo è uno completamente connesso, iperconnesso al presente, molto più di gente che ha un terzo della sua età e decisamente molto molto di più di quelli della sua età, che, a cui vogliamo bene, che sono bravissimi, ma che ogni tanto hanno dei momenti di vecchio trombonismo. Ma d'altronde ce li ho io, figuriamoci quelli di una certa età. E quindi, anche se c'è l'aiutino di Céline Sciamma, anche se comunque la storia non è di suo pugno, ma viene da alcune graphic novel, o tanto di cappello, uno nato nel 1952 che ti tira fuori questo film. Di che cosa parla Parigi 13° arrondissement? Incentrato sull'omonimo quartiere, l'omonimo, il quartiere citato nel titolo, e tra l'altro c'è questa scena di apertura che già tu dici: ah, vabbè, momento poetic cinema. Con questa ripresa dall'alto, zigzagante tra i palazzoni, le vie, le strade di questo quartiere. Mi sembra di capire abbastanza popolare, ma anche molto vivo, pieno di giovani, con queste grandi strade tipiche di Parigi, no? Non piccole stradine, paesello italiano, proprio capitale europea, con queste riprese molto dinamiche in cui vedi dalle finestre le persone cosa fanno dentro, che stanno guardando la televisione, così girate in questo bianco e nero, in cui vedremo il 99,9% del film, che è bellissimo. Ma con un feel molto molto contemporaneo. Non sembra un bianco e nero retro, sembra un bianco e nero più... non è neanche quella fotografia metallica del film, è un bianco e nero proprio che tu lo vedi 10-2021, un po' figlio di quell'utilizzo dei colori in digitale, che è stato un po' un esordio, ma che ancora oggi in pochi riescono a raggiungere, di Mann, tipo nel periodo di Collateral o Miami Vice. Insomma, sto bianco e nero è bellissimo. Poi c'è da dire che Jacques Audiard tira fuori sto terzetto di protagonisti bellissimi, belli in modo assurdo, proprio sexy, non c'è altro modo di dirlo. Cioè, non è un giudizio oggettivo, il punto del film è che questi sono particolarmente rapati, 2 su 3 almeno, e sono particolarmente a loro agio nel loro corpo, mettiamoli così, belli, energetici, convincenti nelle loro parti e che bucano lo schermo. I tre protagonisti che vivono in questo quartiere, a un certo punto si incontrano, le loro strade si incontrano per caso, poi diventano conoscenze più importanti e continuano a rimestare i loro rapporti, a cambiare le loro posizioni, eccetera, eccetera, in ambito lavorativo, amoroso, affettivo, sessuale. Sono una ragazza di origini cinesi che vive nell'appartamento della nonna, che è stata ricoverata in una casa di cura, e che sbarca al lunare con lavoretti, cose, che decide di dare in affitto una stanza della casa della nonna per tirare su qualche soldo in più. Un giovane uomo di colore che fa l'insegnante in un liceo, ma è in un momento in cui è un po' scoraggiato, un po' vorrebbe insegnare, un po' vorrebbe, credo stia studiando per il master, un po' ambisce a sentirsi più realizzato economicamente e socialmente, e una ragazza che
che viene da fuori Parigi, è un po' diciamo la campagnola del film, che è Noémie Merlant, che ragazzi, mamma mia. E se l'avete amata nel ritratto della giovane in fiamme, preparatevi, perché in questo film mi farà il cuore a pezzetti, in senso positivo, che viene dalla campagna, appunto, no vabbè, non viene, insomma, arriva nella capitale perché vuole seguire un corso di legge, di giurisprudenza, e lei però ha qualche anno in più, ha già fatto una decina d'anni di lavoro, quindi le compagne la tengono un po' come tardona, e per una coincidenza, una fatalità, un caso fortuito, verrà scambiata per un'altra persona con delle conseguenze anche piuttosto serie. Diciamo, questo è l'incipit. Lui va a casa di ragazza asiatica che mette in affitto la stanza, e due hanno una notte di sesso occasionale, poi diventano amici, poi litigano, poi arriva questa ragazza che deve studiare all'università, ma si trova un lavoro presso un'agenzia immobiliare perché ha lavorato tanti anni nell'agenzia immobiliare ed è particolarmente brava in questo campo, e tutti i loro rapporti, in cui poi entrano anche altre persone e altri contesti, cambiano in questo moto perpetuo e riaggiustamento, che però inquadra benissimo la gioventù di oggi, i giovani d'oggi. Se avete amato per esempio il libro Città sola, troverete un po' il compendio di quelle idee lì in questo film qua, perché questo è un racconto intrinsecamente urbano e intrinsecamente contemporaneo delle generazioni che sono solitarie, ma sono soprattutto sole. Tutti e tre protagonisti, per tre motivi diversi, nonostante alcuni di loro comunque vadano per i 30 o anche più anni, vivono da soli e non hanno relazioni sentimentali stabili, per motivi molto diversi, però ecco, non è che sono in grado di essere solitari e bastare a se stessi. Sono alla più o meno disperata ricerca di rapporti affettivi e sessuali con cui compensare la frustrazione del lavoro o qualche mancanza emotiva. Uno potrebbe temere il momento bacchettone, ma assolutamente no, anzi c'è molta realtà e appunto ricorda tante storie raccontate da chi quell'età lì ce l'ha. C'è il momento del ghosting, c'è il momento in cui la relazione cambia improvvisamente perché uno dei due ha fatto una richiesta un po' diversa che ha spezzato l'altro, c'è la dick pic, c'è l'utilizzo dei social e le app tipo Tinder, e c'è una rappresentazione, per esempio, molto realistica del rapporto con la tecnologia, anche per trovare un contatto emotivo ma a distanza di sicurezza. C'è una scena molto bella di due persone che rimangono collegate in webcam per addormentarsi insieme, ma comunque distanti. C'è appunto il ghosting, c'è il fatto che sono sempre appiccicati i cellulari, c'è il fatto di starsi nel letto a guardare le serie ingozzandosi, per esempio nessuno usa la televisione, tutti usano il laptop per fare tutto. E c'è un continuo riaggiustamento all'interno di un contesto urbano della propria identità, di tutti e tre protagonisti, e in particolare della ragazza asiatica, che è forse quella più rotta di tutti con la sua famiglia. Ma una particolarità di questo film è proprio che c'è una grande distanza, sempre per motivi diversi, tra le famiglie dei tre e loro, che però non sono completamente indipendenti. A parte il personaggio di Noémie Merlant, che viene dalla campagna, che è un po', cioè dalla campagna, non viene da Parigi, non mi ricordo se viene da Marsiglia, da una qualche grossa città che però non è Parigi, e gli altri due riflettono già un certo modo di vivere a Parigi, sono due persone molto apparentemente sicure di sé, egoiste, narcise all'infinito, che tengono poco in conto i sentimenti degli altri, che hanno una grande voglia di contatto fisico, anche sessuale, ma che da una parte hanno bisogno e voglia di un contatto emotivo, dall'altra ne sono estremamente spaventati perché li renderebbe vulnerabili, e quindi questi due personaggi hanno un continuo riaggiustamento, e ogni volta che si avvicinano a avere un legame importante, in qualche modo lo fanno naufragare.
Aliquota Noemi Merlan, anche lei ha problemi da quel punto di vista, ma perché è stata cresciuta in un contesto particolare e è stata scottata da esperienze passate che la rendono anche giustamente guardinga, e piano piano si aprirà a partire da un'esperienza che mette bene in luce il suo rapporto contraddittorio, un po' problematico, cioè con tanti traumi, tante cose con il sesso. Ha davvero tutto, è ironico, è tagliente, è in grado appunto di fotografare tutti i limiti di questa generazione, ma anche il suo grande dinamismo e come sia lo stesso contesto urbano a rendere un po' più sperdute, un po' più sole, un po' più egoiste queste persone. È in grado di fotografare il loro difficile rapporto con la famiglia, anche per appunto come si sentano in dovere o giustificati di parlare senza filtri, senza tenere conto delle emozioni altrui, perché è come si rapportano solitamente tra di loro. È molto bello anche, per esempio, come la protagonista di origine cinese riscriva continuamente la sua identità avvicinandosi e allontanandosi da le sue radici cinesi, quindi facendosi l'amica cinese, lavorando in un ristorante cinese, però tenendo particolarmente lontana la madre, temendo tantissimo il dolore e la morte incarnati nel rapporto con la nonna, e avendo questa, come posso dire, relazione telefonica di dipendenza con la sorella, che è tutto il contrario di lei, è la classica figlia asiatica responsabile, di successo, vive a Londra, mi pare, sì, fa la chirurga. E invece sua sorella, all'opposto, la protagonista del film, sembra totalmente superficiale e fa tanti errori, ecco, mettiamola così. E poi è un film ricco di energia vitale che si ha proprio tra i 20 e i 30 anni. Ci sono numerose scene in discoteca, c'è la droga, c'è il sesso, appunto tanto sesso, però non è mai inquadrato come è questi giovani d'oggi, con disagio. È tutto vissuto con, ve lo direi in francese se non ti messi a sbagliare l'accento, gioia di vivere, con quell'energia ormonale arrapata giusta. I corpi nudi sono corpi belli, ma non sono neanche tanto messi in posa, anzi proprio per niente. C'è una scena molto carina in cui lei sta tentando di provare questo metodo di dimagrimento che ha visto su YouTube replicando un tutorial, per dirvi quanto è connesso al presente questo film. E ha tutta la pancia messa in una pellicola, e quando si ritrova a spogliarsi, la persona con cui sta facendo sesso dice e lei dice: ah sì, scusa, sto facendo questa cosa, e lui le dice: no, lasciala, lo trovo eccitante. E allora poi lei più di una volta tira fuori questa pellicola nel tentativo di riuscire a rinfocolare questa passione. Ma anche per esempio come si consuma in fretta questo rapporto fisico, poi quando entra lo spettro della gelosia, dell'emotività, venga tutto ricalibrato e poi vada tutto in vacca, e quanto ci mettano i due per ritrovare la giusta distanza e capire, mettere a fuoco bene cosa vogliono nella vita, è uno dei grandissimi pregi di questo film, che io ho trovato proprio emozionante. Cioè, già se la storia non fosse stata tanto come posso dire, azzeccata, ma con questo livello, anche questa musica elettronica con delle strane sonorità, un po' Robin, un po' Björk, un po' scena francese che non conosco, ma, cioè, come fai a trovare un difetto a questo? È un film bellissimo. Non lo so, io trovo che gli ultimi, nonostante abbiano avuto ottime critiche, gli ultimi film di Jacques Audiard, che sono The Sister Brothers, questo, di Ifan, che ci ha messo una palma d'oro, e Un sapore di ruggine e ossa, abbiano sempre questa qualità di fotografare, catturare modi di essere, di vivere momenti, emozioni al loro stato primigenio, ma immediatamente comprensibili, senza lo spettro del didattico, del morale, del cautionary tale che ci deve spiegare tante cose, no. Eppure rendono comprensibile anche un'esperienza magari lontana dalla nostra. Ecco, potrebbe essere un modo molto bello, entrando con la mente abbastanza aperta, di capire il modo di porsi che magari per le generazioni precedenti è incomprensibile dei giovani d'oggi. E
se no potrebbe essere comunque un bel film da vedere in cui bellissima gente piotta fa cose e insegue i suoi sogni. Questo è quanto avevo da dirvi su Parigi, il 13° arrondissement, quindi vi straconsiglio di andarlo a vedere. Se lo vedete al cinema, se lo vedete a casa, vi auguro buona visione. Ci ritroviamo qui presto per parlare di altro cinema francese che mi esalta così tanto. A presto.